5. Siamo con Angela Pascucci, che doveva essere con noi fisicamente, ma un impedimento fisico all'ultimo momento gli ha impedito di essere con noi qui allo Sherwood Festival 2010. Innanzitutto, grazie anche per la disponibilità telematica, diciamo, a fare questa nostra intervista. Grazie a voi per averlo reso possibile, perché effettivamente era un po' complicato per me venire questa volta con un piede azzoppato. Ecco, allora iniziamo subito. Il motivo per cui avevamo pensato di invitarti era proprio questo, no? Utilizzare alcuni spunti e stimoli per ragionare sulla crisi e la Cina. In queste ultime settimane in particolare diversi articoli che come sempre sono un po' criptici sulla vicenda cinese, perché bisogna dire che uno le notizie sulla Cina se le deve sempre andare a cercare un po' col lanternino, parlavano, diciamo, delle preoccupazioni cinesi intorno alla crisi dell'euro. Potremmo un po' partire da qui per vedere, rispetto alla crisi globale, agli scenari globali, un po' qual è la situazione in questi ultimi mesi. Beh, la preoccupazione cinese è comprensibile in quanto diciamo che ai cinesi faceva comodo un sistema monetario internazionale che fosse, come dire, bilanciato tra varie monete e quindi poter poi in qualche modo giocare all'interno di questo sistema monetario. Né va dimenticato che appunto all'inizio della crisi, io mi ricordo bene che molti dicevano che il problema era il sistema valutario, che ormai non corrispondeva più ai rapporti di forza, che il ruolo del dollaro era ormai diventato, come dire, quantomeno non aggiornato all'altezza della complessità e dall'affacciarsi delle nuove potenze dell'Asia, ma anche dell'America Latina, e quindi in qualche modo bisognava modificarlo e l'euro in questo avrebbe potuto giocare un ruolo. Dopodiché, 3-4 anni dopo, ci ritroviamo con l'euro che rischia di crollare, con il dollaro che, vabbè, non sta tanto bene, ma che comunque nessuno pensa più neanche di andare a toccarlo, e con la Cina che, giustamente, essendo intanto nel frattempo cresciuta, e intanto quando fa degli accordi bilaterali cerca di imporre la propria moneta negli scambi diretti, cioè in qualche modo si è costruita un proprio sistema dal punto di vista commerciale, ma anche degli investimenti, che fa riferimento alla sua moneta, allo yuan, in qualche modo così da avanzare all'interno, ad avere un suo controllo della situazione. E, dopodiché, appunto, credo che la Cina sia in questo momento cercando di capire, di valutare esattamente dove andrà a parare l'economia globale, e intanto si attrezza, perché le notizie che ci arrivano in questi giorni da Pechino è appunto intanto l'abbassamento dei tassi di interesse che non avveniva da 3 anni, segnali appunto che loro hanno bisogno di rilanciare l'economia e che quindi pensano invece di avere l'inflazione sotto controllo e che quindi possono rilanciare da quel punto di vista. E soprattutto andando a guardare questa loro crescita, diciamo l'aumento del favoloso sviluppo economico cinese, che se nel 2009 ancora reggeva all'11%, nel 2011 era arrivato al 10%, e adesso invece sta all'8% e qualcuno prevede che diminuirà ancora. Quindi, come dire, siccome i tassi di crescita, benché maledetti sotto certi aspetti, in realtà siano ancora importanti, importantissimi per la tenuta economica e sociale della Cina, non dimentichiamo gli aspetti interni, è evidente che appunto anche i cinesi stanno, come dire, in mezzo ad un guado in qualche modo e cercando di capire dove il sistema mondo va a finire. Ecco, restando sempre, diciamo, in questo tipo di contesto, alcuni articoli, alcuni commentatori parlavano nelle scorse settimane anche di quello che veniva definito, diciamo, una sorta di effetto di bolla immobiliare all'interno dello stesso mercato interno cinese, per cui, di cui magari si parla anche poco, perché ovviamente del mercato interno e di come tu dicevi, per la Cina sia importante, oltre che le relazioni internazionali, anche stabilizzare in questo contesto di crisi forme di mercato interno e dargli una sostanza maggiore che in precedenza. Dentro questo quadro mi domandavo se queste voci che erano corse, diciamo, su anche una bolla immobiliare cinese, cosa sottendono? Qual è il tipo anche di problematiche economiche interne alla Cina in questo momento?
Beh, diciamo che un anno fa la situazione era decisamente peggiore, stavano proprio sull'orlo dell'esplosione, per cui il governo centrale e tutti gli organismi, diciamo, che sono interessati a controllare queste dinamiche sono intervenuti con grandissima decisione per cercare di spegnere questa bolla, perché era praticamente l'investimento sulla casa, era ormai diventato l'investimento di riferimento di tutti i cinesi con un reddito molto alto, con delle cose abnormi. Enormi, gente che si comprava 2, 3, 4, 5 case nei posti più diversi della Cina, gli stessi con un effetto collaterale di ritorno, diciamo, di speculazione fortissima da parte dei governi locali sulla terra, che provocava intanto gli scontri che abbiamo visto con i contadini, che appunto che quelle terre occupavano, e in secondo luogo appunto avevano un effetto di moltiplicazione di indebitamento dei governi locali che pare fosse arrivato a livelli stratosferici, perché quelli scommettevano sulla rivalutazione della terra per via immobiliare, e dopodiché, se poco poco quella bolla scoppiava, ci trovavamo una specie di subprime americano con i governi locali cinesi in bancarotta praticamente. Quindi era tutto un meccanismo piuttosto infernale, come sempre quello della speculazione edilizia e della terra come forma di accumulazione del capitale, comunque la vogliamo chiamare, che era molto molto pericolosa. Il governo è intervenuto, in qualche modo questa bolla si è, come dire, è rimasta sospesa, non è cresciuta. Il fatto che abbiano diminuito i tassi di interesse, il costo del denaro, dice che non hanno forse più tanta paura di quella roba lì, cioè che la nuova paura è un'altra, quella che l'economia, come dire, decresca troppo, e pensano invece di avere sotto controllo la speculazione, diciamo la bolla immobiliare. Questa è una scommessa, però, perché effettivamente bisognerà vedere adesso gli effetti di questo denaro facile immesso sul mercato. Per cui adesso, se la bolla attualmente è sotto controllo, non è detto che lo sarà da qua ad un mese, anche se gli ultimi dati sui valori, sui prezzi delle case, per esempio, dicono che stanno ulteriormente diminuendo. Però diciamo che in Cina è tutto talmente veloce, talmente dinamico, che bisogna veramente stare ad osservare, diciamo, il mese per mese, se non la settimana per settimana.